Quando nel settembre del 1990 padre Puglisi arrivò a Brancaccio, in quel territorio governavano alcuni sovrani e ognuno aveva in mano quel potere di vita e di morte che un cristiano riconosce solo a Dio. E in quei luoghi dimenticati dagli amministratori cittadini, la mafia era la vera ed unica forza che decideva le sorti di ognuno. Ed aveva deciso, per esempio, che non dovessero esserci una scuola, dei servizi sociali e sanitari, e nemmeno fogne, e neanche case civili. Il degrado, l'abbandono, la promiscuità e l'incuria decisero altro per quegli uomini e quelle donne condannati alla miseria e alla negazione dei diritti minimi. Padre Puglisi porta la sua metodologia in parrocchia, mantenendo un'attenzione forte ai temi sociali e pastorali, e sposta fuori dalla sacrestia il fulcro della sua azione evangelica. Il sacerdote trasforma il territorio di Brancaccio nel tempio in cui portare il Vangelo della carità. La parrocchia si apre ai bisogni delle persone e le incontra nelle loro case, per le strade, nei luoghi in cui nessuno li va a trovare. Cristo non può rimanere chiuso dentro alle sacrestie, la sua incarnazione deve continuare. Così padre Puglisi realizza una parrocchia non più semplice erogatrice di sacramenti, ma attenta lettrice dei bisogni dell'uomo e sua compagna nella crescita spirituale e socioculturale. Si unisce alle lotte di un gruppo di cittadini animate da spirito civico e voglia di impegno, il Comitato Intercondominiale. Padre Puglisi definisce su tre direttrici l'organizzazione di San Gaetano: liturgia, catechesi e carità. Tre aspetti diversi ma uniti in una stessa persona che crede, celebra, si forma e si impegna. In questo contesto i laici rivestono un ruolo determinante. Liturgia profonda e non folcloristica, catechesi attenta per formare veri cristiani impegnati, carità attrezzata, modernamente espressa. Padre Puglisi promuove un modello di parrocchia che si fa carità, quasi inedito per la realtà italiana, il servizio sociale parrocchiale. Per questo crea il centro polivalente di accoglienza e servizio Padre Nostro. L'azione di 3P è diretta a promuovere l'uomo attraverso l'incarnazione del Vangelo nella storia personale di tutti, e la mafia questo non lo accetta. Egli si propone come alternativo al sistema clientelare e prepotente della mafia, poiché restituisce ai residenti di Brancaccio la dignità di uomini e donne amate da Dio. A Brancaccio padre Puglisi si fa promotore di una cultura evangelica di riscatto sociale. Porta con sé le assistenti sociali che si impegnano gratuitamente per la promozione del territorio. Il bisogno in cui la mafia tiene i cittadini viene configurato come diritto negato al quale la mafia riesce a rispondere attraverso meccanismi clientelari. Padre Puglisi invece risponde con la lotta per i loro diritti, con la promozione di azioni tese a rivendicare quanto loro spetta, attraverso moduli inviati al comune nei quali vengono richieste risposte ai bisogni dei cittadini. La mafia perde il controllo del territorio e comincia a perdere anche e soprattutto il controllo dei bambini. Ad essi si rivolge 3P, che propone loro il gioco piuttosto che il furto, il sostegno scolastico anziché la pistola. Lui è credibile perché coerente, perché assume su di sé i loro problemi e si propone nei fatti come compagno di strada. I bambini sono i diretti privilegiati dell'azione educativa di 3P. Con loro, dice, si può ancora avanzare una controproposta di amore che si ponga come alternativa a quella del fascino della mafia. Per questo organizzerà moltissime attività e molti di loro passeranno dalla sua parte, seguiranno il suo progetto abbandonando definitivamente i sogni di mafia che li affascinavano. 3P diventa pericoloso e alza il tiro sapendo di avere contro tutta la gente che ha da sempre garantito alla criminalità il controllo del territorio. Modifica il percorso della processione di San Gaetano, il folklore religioso lascia il campo ad una spiritualità vera. Sull'altare del sacrificio di Cristo viene portato tutto: la sofferenza delle persone, i diritti negati, l'offesa subita dai cittadini, gli attentati. La sua non è una parrocchia antimafia, lui non è un parroco antimafia. È solo uno che vuole occuparsi dei ragazzini per dare loro una speranza. Portare il Vangelo a Brancaccio, incarnarlo nella vita di quel territorio e di quella comunità. Niente finanziamenti pubblici per essere liberi di denunciare le inadempienze delle istituzioni. Niente amicizie politiche perché Cristo sta con la gente e non fa accordi politici. La sua è davvero una controproposta di amore cristiano. Seguire 3P, la strada da lui indicata, è possibile e doveroso. Se tutti i cristiani fossero autentici testimoni di Cristo come lo è stato lui, il mondo sarebbe profondamente diverso.
Don Puglisi è stato un sacerdote esemplare, dedito specialmente alla pastorale giovanile. Educando i ragazzi secondo il Vangelo, li sottotraeva alla malavita. E così questa ha creato di sconfiggerlo, uccidendolo. In realtà, però, è lui che ha vinto con Cristo risorto.